Allora Aldo, adesso tu ci fai vedere qual è il problema. Dunque andiamo insieme verso la rampa. Va bene. Bloccati. Non posso andare più. Che faccio però? Anche volendo, anche con un aiuto, no. Il problema non si risolve. Non si può proprio, va bene solo che di là sedie normali. Le sedioline, ma non le macchinine, no, diciamo. Ma sedie elettriche, quelle elettriche no. Non va. Solo quel Aldo, in merito a questo problema, tu che cosa suggerisci? Ma io suggerisco una cosa semplice, fare l'entrata, fare una salita di qua direttamente sul pianerottolo. Questo non succede solo al Duomo, ci stavano altre chiese, no, mi pare. Tutte le chiese non si può entrare perché ci sono le scale e nessuno c'ha le cose architettoniche. Cioè non ce n'è neanche una per, con... Una sola chiesa l'ha fatto mettere di spese del parroco a San Domenico Maggiore. Per il resto non si sono ancora attrezzati, no. Specialmente per quanto riguarda queste... Il parroco di San Domenico, San Domenico Maggiore, Padre Antonio, ha fatto due pedane per far entrare e la chiesa è fuori e dentro alla chiesa, due pedane. E in quella lì ci posso entrare, io e tante persone con me. Il problema, diciamo, più... grave proprio per quelle lì elettriche che occupano più spazio, per cui la sedia è quella lì normale, la capo, la mettono se vogliamo e la spingono, ma questa qua non si può fare, magari niente. Ti possono anche aiutare con quella, no, ma questa non è che la sì, puoi, non è no, che questa la puoi, la lavano, pigliano, sollevano, mettono le ruote piccole sullo scalino, la tirano sopra e va a entrare, ma questa non si può, già qui sopra è un problema, una volta salito neanche quello scalino lì c'è da poter fare, che là sta nato scalino, vedi? Ancora, sì. Ancora. O il cane sta qua, per esempio, un altro. Aldo, allora noi vogliamo diciamo fare un appello alla curia e al comune. Alla curia, maggiormente alla curia, perché noi siamo fedeli, dei cristiani, fedeli, che vogliamo andare nelle chiese, ma è possibile noi handicappati non possiamo entrare nelle chiese. È una cosa semplice. Dunque un piccolo diciamo sforzo di volontà e di... Ma diciamo, oggi siamo nel 2013, le barriere architettoniche vanno per tutta l'Europa, per tutto il mondo. Napoli non si è attrezzata ancora, sia come uffici sia come chiese, ma maggiormente la chiesa, perché una chiesa è un punto di ritrovo, un punto di meditazione, è un qualcosa di fede che vuole andare lì, per esempio, questo non ci mai potuto venire San Cenone, ma è possibile. Allora giriamo direttamente al Cardinale Sepe questa richiesta, visto che lui è molto sensibile diciamo alle problematiche delle persone più bisognose, comunque che hanno bisogno di un'attenzione particolare. Se lui potrei anche parlare io personalmente con il Cardinale Sepe per tante problematiche dei nostri, di come noi. Ok, insomma, noi chiediamo un accesso alla fede, esatto. Un accesso diciamo ai luoghi di culto. Anno di fede, esatto. E questo è un anno di fede che dovrebbe risolvere questi problemi, proprio approfittando che è proprio un anno di fede. Ok. Allora Aldo, questo sarebbe l'anno di fede, ma non per te forse, per gli amici come te che hanno questo problema. Approfittando che è un anno di fede, dovrebbero risolvere i problemi perché noi siamo fedeli. Non è giusto che la Chiesa dividiamo la fede e chi è una maniera, e la fede è uguale per tutti e poi l'essere umano siamo uguali per tutti. Io come entrano gli altri in Chiesa voglio entrarci anche io. Dunque. E io come me
quante centinaia di persone come me non possono entrare in chiesa. Dunque un accesso alla fede, anche, esatto, anche per gli amici come Aldo, per i fedeli come Aldo. Maggiormente un accesso alla fede, perché noi siamo fedeli, cattolici e vogliamo essere tutelati come sono tutelati gli altri. Gli altri hanno la fortuna di avere le gambe buone, possono andare e entrare in chiesa. Noi sfortunatamente non possiamo, però vogliamo andarci anche noi. Noi che siamo cattolici, siamo abbastanza più cattolici dei cattolici. Okay.